Ciao ragazzi, sono Dario Boe e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Rubino Omega. Allora, la volta scorsa avevamo sconfitto la palestra. Aspetta che metto a fuoco. Ok. E adesso possiamo proseguire con la nostra grande avventura. Là avevamo trovato la MT l'Acerboso, per chi si ricorda. E proseguiamo per di qua. Allora, avevamo già stato di qua, avevamo trovato Rocco. Ma questo qua, a quanto pare, non l'avevamo sfidata. Perché porto con me questo ombrello? Te lo dirò se mi batterai. Che ne dici? D'accordo, va bene. Ti batto. In entrambi i sensi. Carlotta, ombrellina. Golden. Noi avevamo Mighty Yen, dai, che è anche una buona roba, perché... Beh, intanto c'è potenza e poi dopo possiamo anche usare fulmindenti. Ok, forse era meglio se andava a curarmi Pokémon. Beh, adesso vado a curarmi, metto in pausa il video e vado a curarmi Pokémon. Seeking, me lo tengo, sempre fulmindenti. E usiamo fulmindenti. A quanto pare non basta. Acquanello, rigenera un po' di vita ogni turno. E non mi ricordo quanti turni dura. E ok. E dovrei sale al 36. Molto bene. Con un ombrello non si può respingere l'attacco di un Pokémon. Ma no, devi dirmi perché porti l'ombrello. In pieno episodio, giove se vuole. Ma non proprio in pieno, all'inizio. Giove se vuole in Sceptile. Perfetto. Doppio colpo. Drago. Attacco due volte. 40 di potenza. Beh, sempre meglio di inseguimento. Imperata. Perché il seguimento fa 40, soltanto 40, invece doppio colpo magari fa anche più di 40. Va bene, allora metto in pausa e vado con un Pokémon, ci vediamo qua. Bene, sono tornato e ho chiesto alla signora qua e dice che porta l'ombrello perché ha paura che la luce intensa del sole faccia male ai suoi Pokémon. D'accordo, per di qua vi ho detto che si va a prendere una caramella rara. E intanto proseguiamo qua. No, questo qua mi sembra che l'avevamo già sfidato la puntata scorsa. Sì, a quanto pare. Proseguiamo qua dove avevamo incontrato Rocco. E andiamo avanti per di qua. Belle queste pozzanghe, hanno fatto bene l'animazione della bici che ci va sopra. Cos'è sta cosa qua? Ah! No, niente, ci nascondiamo sotto i mantelli, scommetto che non lo sapevi dov'ero. Ah, ma non lo sapevo. Mi era sembrato un cartello, beh. Giuliano, Ninja Boy. Coughing. Scusate un attimo. C'è troppa luce, scusate, ho tirato la tenda. Non avevamo mosse psico da usare contro di lui, ma dai, andiamo di garanzia. Beh, ricordo abbastanza. Voltex spalla, più dentro il Pokémon più danni fa. A quanto pare non è troppo lento. Usiamo ancora garanzia, vai. Coughing e Wheezing dovevano chiamarsi... No, scusate. NY e LA. Cioè New York e Los Angeles, perché sono due delle città più inquinate del mondo.
Non so se lo sapevate, beh, adesso comunque lo sapete. Autodistruzione. Boom. Maria non si vede praticamente niente, mentre Coffin va al tappeto. Niente Coffin. Vabbè, io cambio fuoco, me ne metto Latios, che è quello meno allenato di tutti. Guarda, che ci penso, possiamo anche insegnare il volo. Si può, però vabbè. Per il momento non ci torno utile. Ma sì, dai, mega evolviamolo. E usiamo poi abbagliante. Mega evoluzione. Wow. È più bello se non un mega evoluto. Ma le statistiche più alte, quindi. Abbagliante. E viene distrutto. Sconfitto Giuliano Ninja Boy. Ho perso, dovrei nascondermi per la vergogna. No, non devi vergognarti. Sono io che sono troppo potente, non è colpa tua. Altri umbellini, altri passanti. Attenzione che mi è arrivata una chiamata, perciò se ho dovuto interrompere la registrazione. Va bene, proseguiamo. Fanta allenatrice, vabbè. I Pokémon molte abilità speciali, devi conoscerle se vuoi diventare un eccellente allenatore. Beh, d'accordo, beh, insomma, io me la cavo già abbastanza bene, diciamo. Luciana, fanta allenatrice. Milotic. Ah, bel Pokémon Milotic, mi piace. Mai Mighty Iena. Io con prepotenza ricaliamo l'attacco. Beh, intanto abbiamo. Scusate ragazzi. Mettiamo a fuoco e andiamo di fulmindenti. 36 contro livello 36 contro livello 36, dai. Abbiamo tolto poco, però almeno l'abbiamo un po' paralizzata. Tornado cos'è? No, la turbina è quello che faceva sostituire Pokémon. Mi sa che dopo in pole position ci mettiamo. Scusate ragazzi, LDS che è un po'. Ah, qualche problemino. In pole position ci metto Latios. Scusate che ce l'ho da un parecchio tempo. Quindi è un po' difettoso. Rinfrescata, cos'è che faceva? Curava? No, sì, cura dei problemi di stato. Dai, un altro fulmine in denti. E siamo a posto. Beh, intanto mai ti viene a salire al 37. Sconfitta Luciana. Sembra il sovrappensiero. No, non sono proprio sovrappensiero, però. No, vabbè. No, ma che borsa, no, mi serve un po' che devo scambiare le due. E bene, ho messo l'altro, che quello meno allenato. Aspetta, se di labirinto di siepi questo qua. Solo che si può passare attraverso le siepi talalla. Comunque. Etmologo. Vuoi lottare? Sì, dai. Tu sei un etmologo, credo. Insettologo, vabbè. Metto, vabbè. Ma no, schim. Pensavo proprio, insomma. Vabbè, uno. Etmologo è tipo insettologo. E. Per potenza scala l'attacco, fantastico, e anche con le otto è super efficace sullo psico. Ma noi non ci facciamo problemi, usiamo Surf che è potenziato dalla pioggia. Non ci neanche mega evolviamo il Pokémon. Vento argenteo. Sfiamo gli altri tutte le statistiche adesso. Ah, meno male. Dai, un altro Surf. Potenziato dalla pioggia. E lo sconfiggiamo Maeskin. E riusciamo a fare abbastanza punti esperienza. Insettologo. Ho perso. Tipo di poche parole questo qua. Ma c'è dei soldi e questo è l'importante. Vabbè. Di qua non si può procedere. Bisogna saltare giù. Un ponte. Qua ci siamo già stati o sbaglio?
Ma là c'è uno strumento, vabbè, d'accordo. Qui non c'è niente. Ah no, bisogna usare il surf probabilmente. Elettropalla. Mi sa che serve qualcosa da tra i Pokémon. Però che ci penso qua a sposare il surf, e quindi se è tutto come ho pensato possiamo. No, che cosa bella. No, avevo pensato male. Pensavo che ci fossimo già stati, quindi posso, scusate, colpo di mento contro il la scodella che tiene il telefono. No, pensavo che qua ci fosse uno strumento, invece no, c'è soltanto una postazione per la base segreta. Va bene, ritorniamo qua in corsa, più di qua. Di qua c'è qualche allenatrice che vuole sfidarci. Bacche, le prendo e poi vi faccio il resoconto sul bottino. Allora, 4 di bacca bana, 4 di bacca lampa, un 6 di bacca pesca. Che urlo spaventoso. Vabbè, comunque proseguiamo e andiamo avanti per di qua. Oh oh, allenatore. Vediamo se la tua squadra è pronta per affrontare tutti i pericoli. Certo che la mia è pronta per affrontare tutti i pericoli. Carlos, Pokémon Ranger. Ok. Nazareth. Ah, bello Nazareth. Mi piace come Pokémon. Shift in Soul Mark, quello là che mi piace, che si erba, che buio. Aspetta, se è buio adesso noi non lo possiamo usare, ma se è psico, dobbiamo usare Drago Spiro. Mega evolviamolo così per sicurezza, perché non so mai. Sì, è una figa della mega evoluzione, credo che è un po' stufa. E fra poco devo interrompere la registrazione, comunque, perché è finito l'episodio. Comunque, Drago Spiro. E lo one shotiamo con tanto di brutto colpo. Se non sbaglio può anche paralizzare il respiro. Massello comunque sale al 37. E anche Camelot, mamma mia. Magnetic. Dai Camelot. Insomma, Camelot e Camelot, mandiamo lui. Che deve imparare a citare la moto. E col magnitudo un po' non è sempre una mossa sicura. Quindi intanto andiamo di gioia forza. Segugio ci identifica, quindi in teoria le mosse elettro possono colpirci, ma non gli daremo tempo di usare le mosse elettro, anzi gli daremo tempo di fare nient'altro. Sconfitto Carlos. La tua squadra è così forte che non dovrai temere nessun pericolo. Grazie dell'incoraggiamento. Ah, questo deve essere una Pokémon Ranger, però va bene, la sfidiamo. E il video di oggi finisce qui. Io vi saluto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, commentate. Grazie per aver guardato il video. Ciao ragazzi, alla prossima.